Lascio la parola a Gianmarco Capitani e poi si va in corteo. Ciao a tutti. È sceso un messo comunale a dirci che non vi stanno sentendo. Dal primo momento eravamo noi che dovevamo coglierla. Se anche il distanziamento fosse servito a qualcosa, era un distanziamento fisico, invece lo hanno chiamato distanziamento sociale. È la società che è stata attaccata ed è la società che noi dobbiamo ricostruire. Cominciamo a farlo con le nostre mani. Prendetevi per mano, appoggiate la mano su chi avete di fianco. Noi siamo la società, fatelo adesso! E allora, io ci tengo, perdonatemi se delle volte vi sembro un po' pedante, ma ci tengo e ritengo che l'unica cosa che ci potrà salvare oggi e domani sarà mantenere memoria. Sarà mantenere memoria di quello che è oggi e di quello che è stato. E allora vi porto le parole di un grande uomo che era un chimico e magari voleva fare il chimico e invece è passato alla storia per quello che gli è successo in uno dei periodi più brutti, se non il più brutto, della società contemporanea, ed è passato alla storia come scrittore. Le parole di Primo Levi in un'intervista di qualche anno fa. E personalmente, non so, voi fate come volete, io le dedico a una donna vergognosa che ricopre un seggio che non dovrebbe avere perché porta vergogna alla sua storia, e che è Liliana Segre, vergogna! Che dovrebbe sparire da dov'è. Vergogna! Vergogna! Allora, un attimo, alla domanda, lei pensa che siano ancora possibili queste atrocità? Primo Levi rispose così: oggi come oggi certamente no, ma non dubito che i tedeschi, e perché solo i tedeschi? Qualunque altro paese, forse non ci sono campi di concentramento in Grecia? Ci sono stati, o in Algeria, in Brasile, in Cile? Ci sono! Anche in Italia non ci vorrebbe molto. Io purtroppo devo dirlo, lo so questo, non è che lo pensi, lo so che si possono fare dappertutto, possono esistere. Dove un fascismo, non è detto che sia identico a quello, un fascismo, cioè un nuovo verbo come quello che amano i nuovi fascisti in Italia, cioè non siamo tutti uguali, non tutti abbiamo gli stessi diritti, alcuni hanno i diritti e altri no. Dove questo verbo attecchisce, alla fine c'è il lager. Questo io lo so con precisione. Primo Levi. Lui lo sapeva, siamo noi che ce lo siamo dimenticati. Prendiamoci la responsabilità di riportare in alto la memoria, perché ci risiamo. E adesso attaccano il lavoro e tutti noi, e ci sentiamo sperduti, arrabbiati e increduli. Caspita, il lavoro! Cerchiamo l'unione, pian piano, con grande fatica ci stiamo arrivando, tra mille difficoltà e tra molti stupidi distinguo. Poi arriva un gruppo. Arriva un gruppo di una qualità umana immensa e grazie a loro tutti ci rianimiamo. I portuali di Trieste. I portuali di Trieste. Posti.
posto di saldi principi. Più che colleghi sono amici, più che amici sono fratelli e soprattutto sono esseri umani, umani! Allora, attenzione alla lezione. Potevano portarsi a casa un grandissimo risultato, avevano ottenuto tutto per loro stessi e invece hanno saputo dire no grazie, o tutti o nessuno. Se vogliamo veramente uscire da questo delirio, dobbiamo tornare a casa stasera, oggi, dopo il corteo, con questa cosa nella testa e soprattutto nel cuore. O tutti o nessuno! O tutti o nessuno! Stefano Puzzer, portavoce dei portuali, ha risposto così alla diversamente giornalista Mirta Mellino. Io credo che la libertà di tutti vada rispettata per tutte le cose. Parlando tra noi, non è tutto in questa frase. Parlando tra noi hanno deciso cosa fare i portuali. Non è questo che una società sana deve fare? Parlare, scambiarsi idee, prospettive, desideri, trovare una sintesi e poi unirsi, proteggersi, difendersi, parlare tra noi. Allora voglio provare, grazie mille per il tuo contributo, allora voglio provare a darvi uno spunto che riguarda proprio il parlare tra noi e il come siamo arrivati qua. Io sento urlare, vi sento urlare ed è una gioia per il cuore, giù le mani dal lavoro, il lavoro non si tocca, del resto siamo qui per questo, anch'io sono qui per questo. Il Green Pass attacca oggi i lavoratori di tutte le società, ma ha già attaccato i lavoratori, ha cominciato con i sanitari e poi mano a mano è arrivato dappertutto. Il lavoro non si tocca, siete d'accordo? Sì! Bene. E allora l'ultima cosa e poi vi lascio. Il lavoro non si tocca. E i bambini? No! E chi li difende? Noi! Allora parliamo tra di noi. Impariamo a parlare tra di noi e portiamoci a casa o tutti o nessuno. Così, no, ma chiudo per partire per il corteo, ragazzi. O tutti o nessuno. E allora, come i portuali hanno difeso tutti, da Trieste hanno difeso tutta l'Italia e tutti noi, e noi ci siamo sentiti molto vicini a loro, e ci siamo rinvigoriti, e abbiamo ritrovato coraggio, io vi chiedo, quando riavremo il nostro lavoro? Quando il Green Pass sarà distrutto? Perché sarà distrutto, e in fretta! Quando il Green Pass non esisterà più, ci ricorderemo che ci sono ancora i bambini sotto attacco? Ce lo ricorderemo? Verremo in piazza lo stesso? Bene, se abbiamo imparato questa lezione, io sono qui a ricordarvi che dal 2017 la prima legge razziale del dopoguerra, chiamata legge Lorenzin, ha attaccato i bambini e i bambini devono essere difesi. Giù le mani dai bambini. Oggi siamo qui a dimostrare il nostro valore, ma il nostro valore non dobbiamo dimostrarlo solo oggi, dobbiamo dimostrare che è una cosa reale, che è una cosa vera e che è una cosa che sentiamo. E allora oggi siamo qua per tutti e domani torneremo per i bambini, perché la legge Lorenzin deve essere abrogata e noi non indietreggiamo un passo. Grazie!